Entro la fine della prossima settimana saranno sistemati i nuovi infissi nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Valloscalo, ad assicurarlo i vertici di Rete Ferroviaria Italiana dopo le proteste sollevate nei giorni scorsi dai pendolari. Gli stessi vertici tengono però a precisare che, in riferimento ai lavori di riqualificazione, i bagni chimici non sono stati smontati prima di Natale, ma tolti d'opera solo lunedì 14 gennaio, quindi poco prima dell'apertura dei nuovi bagni, disponibili da martedì 15 gennaio. Chiarimenti arrivano anche sull'impianto di illuminazione che, pur non essendo ultimato, è in grado, secondo i vertici di Trenitalia, di fornire sufficiente luci alle aree, mentre è in corso la riparazione delle lampade del primo marciapiede, distrutte da un atto vandalico. Ancora quindi pochi giorni di pazienza, i pendolari che usufruiscono dello scalo di Vallo, Castelnuovo e Cilento avranno una stazione completamente messa a nuovo, con tutti i comfort necessari. Tra i lavori in programma anche l'abbattimento delle barriere architettoniche, la posa di tornelli, la recinzione e un impianto di sorveglianza attivo H24 collegato alle vicine caserme.